Ehi la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui su Imperator Room. Allora, ci siamo lasciati con l'intenzione molto bellicosa di dichiarare guerra ed è quello che andremo a fare. Siamo velocità 3? No, velocità 3 va bene. Allora, noi vogliamo prendere Decapolis, che è tutta quella provincella là. Allora, cos'è che vogliono qua? No, aspettami. Basta con Spino, no. Ok. Abbiamo dentro loro due, vero? Solo loro due, sì. Ottimo, allora, uno qua. Uno qua. L'altro qua. Questi sotto ci stanno arrivando. Ci stanno arrivando. E vediamo un attimo cosa riusciamo a combinare qua. Ah, quelli a loro va bene che avevano il forte davanti perché altrimenti avevano solo un. Cioè erano senza mantenimento, li avremmo schiantati molto facilmente. E niente, non ha vinto. Beh, meglio per noi. No, Nabatea quante truppe aveva? 35.000. Questi dove stanno andando? Ho capito, Sobata, quindi dovremmo schiantarli, là loro non riescono a sfuggire. Stanno mobilitando truppe in gran velocità. Abbiamo catturato anche uno. Quelli stanno arrivando? Ok. Quello non dovrebbe avere un forte. Chi è che ci ha occupato qua Magara nel mentre? Ma come poi tra l'altro? Ah no, il forte, perché era nei dintorni del loro forte. Ah, loro stanno cercando di radunare un po' più di truppe. Se non altro quelli che non ci sono fedeli quando siamo in guerra vengono con noi, che è una buona cosa. Ah, questi 20.000 passate di qua, così quella roba ce l'abbiamo. Non in questo momento, scusatemi. Adesso ne hanno 13, 23.000. Potrebbe essere complicato tutto ciò. Potrebbe essere complicato, vediamo un attimo se abbiamo qualcosa che possiamo. Attrito navale meno 10%. Che non è male. Questa scende meno l'esperienza. Farei questo. La province import route vuol dire che ogni provincia ha un import route in più. Cioè tutte, parla di tutte. Petra è un forte perché la loro capitale. Rafon è presa. Andiamo là. Ma è anche la loro capitale quella, sì. Abbiamo preso la capitale, ok. Gli altri vengono convertiti in automatico, quindi il nostro obiettivo in questo momento è quello di tirare giù questi 13.000 uomini. Ah, si stanno per unire, porca miseria, si stanno per unire. Sono uniti adesso. Qui direi che non è l'idea più ottimale. Oddio, non ho visto quelli. Mi sa che ormai quelli ci sono.
Ce li abbiamo persi quelli. Allora facciamo che fate tutto il giro voi. Oh, con questi mi ritrarrei un attimo perché meglio non rischiarcelo troppo. Ok. Abbiamo un import possibile dalla capitale, ma... Ok, quelli si schianteranno. Cribbio, però mi schianto quelli là. Dobbiamo finire in fretta. Porca miseria. No, vai, vai, vai. Giù, qua. Qua, qua, qua. Oh, quelli cosa stanno facendo? Quelli stanno recuperando qua. Oddio, dove vanno? Se riuscite a salvare la situazione? Sì, cioè non noi, ma la situazione è salva. Allora, scusami un attimo, qua non capisco cos'è di controllo di chi. Questo non è nostro, no? Ma non è un forte, sì. Sì, che è un forte invece. È quello che avevano preso i barbari prima. Allora, adesso abbiamo un po' di problemi qua con Nabatea, però per fortuna ci stanno tornando le altre truppe. Allora, siamo sempre a 100.000 di manpower, se non altro. Oh, qua Decapolis è arretrata, quindi ci va bene. No, non vorrei mandare più che altro troppe truppe. Oh, cribbio, quelli sono 30.000. Tu intanto arriva fin qua, poi ne riparliamo. Ah, oh, questi ci sono. Ok. Andate qua, che tanto nel mentre passerà un po' di tempo. Dove vanno questi? A Nessana. E poi mi vengono addosso, creepy. Allora. Loro hanno tanta fanteria leggera e degli arcieri. Che cosa può essere comodo contro fanteria leggera e degli arcieri? Allora, potrebbero usare uno skirmishing, effettivamente. Il bue non ce l'ho io. È il cavalry skirmish, quello. Shock action? Non sarà uno shock action, di sicuro. Skirmishing debole contro Deception. No, teniamolo quello. No, quando arrivano qua, mettiamo il Forced March. E speriamo di arrivare in tempo. Mi sa di no. No, niente, è andata malissimo. Porca miseria, questi dove scappano adesso? E anche loro fin laggiù. È un gran bel problema. Qua ancora il forte non si è riusciti a prenderlo.
Vorrei quasi riallocare quelli, ma è meglio non buttare troppa gente tutta insieme. No, cosa fai? No, fermati, scusa. Porca miseria, non avevo visto di aver selezionato quello. Ma no, allora, no, stai qua. Stai qua. Porca miseria, ho fatto perdere il coso. Non hanno più manpower, ma hanno 38.000 uomini. Questo è un bel problema. È morto il generale del quarto stratos. Porca miseria, non ci voleva anche questo. Chi è che sono scornati gli Xenonidi? No, gli Xenaidi. Ce n'è uno scarsissimo. No, prendiamo un filetide. Però non è buono su quello. Vado con questo. Aspettate ancora un attimo. Questi devono ricominciare da capo perché ho miscliccato. Porca miseria. E quelli si stanno rinforzando di brutto. Non è una buona situazione. Allora, no, voi spostatevi qua per piacere, perché sennò prendiamo attrito e non va bene. Ah, questi 10.000 tornate qua su e cerchiamo di prepararci nuovamente. Oh, manca un epiproxeno. Allora, c'è uno Xeneide che. Sì, dai. Ah, Cribbio, quello è 14. Vabbè, niente, ce lo terremo così. E se ci sono gli onomastidi che sono scornati, ma porca miseria. Oh man, allora facciamo un. Sì. Per una volta, disciplina più 5%. Invenzione, abbiamo qualcosa di interessante da fare, magari di. Disciplina più 5%, vada. No, non in questo momento, non ora. Porca miseria, adesso mi sa che ci prendiamo le pizze anche da quelli. Questi hanno un generale, tra l'altro, 11. Generale a livello 11. Lo so. Che è lost, però se non altro stanno prendendo un sacco di attrito. No, state pure, veniteci pure addosso. Cribbio, ho detto veniteci addosso, ma dovevo stare là a controllare. Dai. Dai, dovremmo farcela. Ok, noi abbiamo anche la strategia migliore, la tattica migliore. Loro erano con il bottleneck. Credo quanta gente che ci muore. Quanta gente che ci muore. Allora, niente, tutti in inseguimento. Tutti qua. Sì. Li pizzichiamo? Sì. Abbiamo pinzati. Ok, no, vabbè, no, questi mandiamoli, lo teniamo fermi qua il quinto stratos. O il quarto stratos. Teniamo il quarto stratos. Sono
sono quelli della batteria che porca miseria gli abbia dato tempo di riprendersi. Con questo errore qua del forte mi sono giocato tutto, mi sono bruciato davvero tutto. Ancora non riuscivo a prenderlo, 42%. Spostatevi qua per piacere che non ho voglia di prendere l'attrito gratuito. Ok, questo l'abbiamo preso, quindi allora andrei là, visto che questi altri qua intorno verranno liberati in autonomia. Tanto loro hanno anche un generale forte. Finiranno i soldi proprio poi, no? E il manpower. Ma la Samaria è un vassallo della Frigia. Mentre invece qua la Giudea è sempre un vassallo della Frigia. Allora, ok, abbiamo queste varie opzioni. Andrei sul militare, però, perché tutte le altre non ci sono così fondamentali. Ci manca un Civic. Chi è che sono scornati? Gli onomastidi. Che però non hanno un cavolo di nessuno. No, ce n'hanno uno solo di due. Andiamo con uno Xenonide. Scusa, ma. Vabbè, facciamo che andare in su, cerchiamo di contrastarla in qualche modo, non lo so. Visto che vengono in qua. Stanno andando a canotta, sì. Forse qua no, sarebbe più verosimile che perdiamo che non altro. Vediamo dove vanno questi 13.000 e quei 13.000 se ne vanno via. Allora, restiamo là in difensiva per ora. Perché abbiamo parecchi guai a cui pensare. I mercenari non si stanno mica ripigliando. Ah, il filosofo è morto. E niente, andiamo con gli onomastidi erano, vero? 4. Mettiamo lui anche se fa schifo. Please, primo Stathos ribelle, vieni a darci una mano. Oddio, chi è questo Timoride? È bravo in qualcosa, Timoride? Ma neanche troppo, perché sei di militare. Se gli dessi questa armata qua in Grecia. Dovrebbe essere tranquillo, no? Conta come office, no? Spero. Tipo, quelli stanno là a riprendermi la roba.
Possiamo almeno prendere questo. Oh, Kuzain. No, no. Dai, che forse li abbiamo pinzati. E no. Vanno in elusa, dove prenderanno un sacco di attrito. Questi ce la fanno a ripigliare un pochettino di gente. No, dovremmo farcela. Qualcuno mi sta dando i soldi, dai, per piacere. Ok. Cosa succede qua su intanto? Niente, loro sono sempre fermi là. Noi siamo fermi, questo non ci interessa per ora. Allora, vediamo un attimo che cosa. E il Sinai. Toloha dovrebbe essere. Ma chi è Toloha? È quella. Ah, Toloha è la capitale di questa provincia. Allora dobbiamo prenderci Toloha. Oh, sta arrivando da Decascolmos dopo 10 anni di guerra, tipo. Ok. Detto questo, mi sa che al prossimo episodio riusciamo a concludere la guerra. Ma nel mentre io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata.